Ciao a tutti ragazzi, qui è Vizio e ben ritrovati nel canale. Ragazzi, oggi andremo a vedere una quantità di pop indefinita. E indovinate un po', ragazzi, parliamo del Trono di Spade. Io ho aspettato, ragazzotti, che uscissero tutte quante le puntate in italiano, perché quando ho avuto queste figure ho pensato che mi sarebbe piaciuto anche parlare della trama, della storia. Ho preferito attendere la conclusione in modo tale da non far spoiler e non mettere in difficoltà magari chi non aveva ancora visto la serie. Prima di iniziare questo video, ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un grosso pollicione in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre volevo ricordarvi che questo video è stato gentilmente offerto dai nostri amici Game Tech Capena. Game Tech Capena, il punto vendita specializzato nella vendita di videogiochi, Lego, Funko Pop, film e gadget. Vi aspetta presso il centro commerciale L'Arca di Capena e ricordate che supervalutano tutto il vostro usato. Per qualsiasi altra info non esitate a contattarli. Perfetto, dunque, abbiamo fatto tutte le doverose promesse, io direi di spostarci sotto. Eccoci qui ragazzi, ma quante ne abbiamo? Ora mi sposto un po' meglio per farvele vedere. Ecco qui. Allora ragazzi, mi sono fatto dare tutti i protagonisti, diciamo i più importanti di tutta quanta la saga. Ahimè ragazzi, purtroppo devo dirvi che, come tanti avranno detto ormai, purtroppo la saga, l'ultima stagione, è stata un po' così. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire la verità, purtroppo ci aspettavamo di più. È stata una saga molto frettolosa, sono state fatte scelte molto discutibili, cose strane. Insomma, anche se, voglio dire, anche se una saga è fantasy, cioè non significa che può succedere qualsiasi cosa e a noi ci va bene. Quindi, mo, parlando in dettaglio di tutti i vari personaggi che andremo a vedere, vi racconterò qualcosa e vi dirò la mia. Allora, quindi, io direi di iniziare tutta a sinistra dal nostro povero Night King. Perché, ragazzi, lo chiamiamo il nostro povero Night King? Allora, nel frattempo vi faccio vedere, ovviamente, prima la scatola. Come al solito le scatole sono tutte uguali, quindi hanno la parte trasparente davanti e sulla sinistra, così da poter vedere la nostra pop. In alto abbiamo una piccola immagine, di lato l'immagine intera del Night King e dietro ci fa vedere tutta quanta la saga che si può acquistare. Allora, ragazzi, dicevamo del Night King, nel mentre che lo apro. Era il personaggio, il cattivo principale. Quindi il cattivo principale, la storia principale, ragazzi. Pensate soltanto che la prima puntata è l'inverno sta arrivando e le prime cose che si vedono sono appunto gli estranei. Purtroppo, cari ragazzi, questa storia io mi aspettavo veramente molto di più, ragazzi, ma veramente molto di più. Mi aspettavo un personaggio che avesse, che si rilevasse uno stratega, insomma, che avesse una strategia. Invece, purtroppo, cari ragazzi, il nostro povero Night King fa una figuraccia, perché arrivato a assediare Grande Inverno viene ucciso così da Arya Stark, praticamente senza fare niente, e viene completamente annientato tutto il suo esercito. Ragazzi, che vi devo dire? Mi aspettavo di più? Sì. Volevo che finisse in modo diverso? Sì. Purtroppo è andata così. Quindi guardiamoci la nostra super pop, peraltro la pop bellissima, lo possiamo dire, colorata alla perfezione e scolpita ancora di più. Guardate che bella, cioè l'armatura che lui ha addosso è fatta di un bene esagerato. Si vedono proprio tutte le maglie, guardate quanto è definita, bellissima. Poi abbiamo anche tutte le rughe del viso fatte molto bene, occhio colorato bene, e poi ha tutti i suoi spuntoni, nonché questa texture sulla testa che ricorda, diciamo, le squame. Molto molto bello il nostro Night King, peccato che abbiano deciso di fargli fare questa figuraccia e ce lo mettiamo qui. Poi proseguiamo il nostro giro e andiamo a vedere il nostro Tyrion. Allora ragazzi, anche su Tyrion io qualcosa da dire ce l'ho, ma in realtà ce l'ho su un po' tutti i personaggi di questa ultima stagione. Perché l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo visto come il personaggio forse più intelligente, no? Più lo stratega, più sveglio, insomma, di tutta Westeros. E purtroppo nell'ultima stagione anche lui si perde un po'.
si perde un po' perché ragazzi fanno delle scelte incredibili, cioè come ad esempio andarsi a nascondere in una cripta, quindi in un cimitero, mentre si combatte un personaggio che può risvegliare i morti. Ragazzi, ma voi me la dovete spiegare questa cosa, ma se si combatte con un nemico che risuscita i morti, ma voi vi nascondete in un cimitero? Io non lo so, se non lo so, io ve lo chiedo a voi. Poi ragazzi l'abbiamo visto, devo dire anche questa è una cosa che peraltro mi è anche piaciuta, il fatto che comunque fosse legato nonostante tutto alla sua famiglia, perché comunque alla fine cerca di salvare sia il fratello e la sorella, soprattutto la sorella, che comunque dai modi diciamo abbastanza discutibili. Comunque andiamo a vedere la Pop, anche lei bellissima, gli somiglia molto peraltro, ovviamente è stato raffigurato con il suo calice di vino perché non poteva assolutamente mancare il vino. Poi sulla parte posteriore ovviamente abbiamo il mantellino, colorato anche lui molto bene, anche lo scart dei capelli ragazzi è fatto decisamente bene, e anche questa ragazzi devo dirvi che è una bellissima Pop da mettere in collezione. Poi proseguendo il nostro giro, io per ora direi di saltare Bran me lo voglio tenere per ultimo a livello di storia, è probabilmente insomma l'ultimo atto, e andiamo a vedere Jon Snow. Ragazzi, su cui io stenderei il velo più pietoso della saga. Perché vi dico questo? Vi dico questo, ragazzi, perché ci hanno abituato ad avere un personaggio dal forte carattere, combattivo, e in questa stagione, ragazzi, Jon Snow diventa l'ombra di se stesso. Lo dobbiamo dire, non fa scelte, quelle che fa sono influenzate da quello che gli dicono altri personaggi, come ad esempio la scelta finale. E boh, forse l'unica cosa che riesce a dire per tutta quanta la stagione è "She is my queen". E quindi ragazzi anche lui appunto diventa l'ombra di se stesso. Qui lo abbiamo ritratto con le vesti del corvo. Peraltro ragazzi tornerà a fare il corvo, quindi una figura attualissima, molto bella, devo dirvi. Anche lei, guardate lo scalp dei capelli fatto molto bene. Anche vedete gli spallacci con le piume sono fatti veramente bene. Mantello. E poi ovviamente la sua spada, ve la faccio vedere. Qui vedete c'è il suo l'Elsa con il lupo. Bellissima. Purtroppo anche il nostro povero John, ragazzi, ha fatto una figura un po' così. Poi spostiamoci alla nostra regina dei draghi. Allora, qui io forse mi scosto un po' dal pensiero della community in generale. Io questi giorni ho letto molto cosa ne ha pensato, cosa ne pensano le persone di questa stagione. Diciamo che quello che ho detto finora, ho visto che più o meno eravamo tutti d'accordo su questa cosa. Daenerys, diciamo, un po' diviso perché ho visto che non a tutti è piaciuta la scelta di farla diventare cattiva, insomma, di farla impazzire. Personalmente ragazzi devo dirvi che invece a me questa scelta è piaciuta, perché comunque ci sono stati tanti eventi che hanno giustificato, cioè non è che dal giorno alla notte lei è impazzita, ha subito tantissime perdite dai draghi, amici, tutte le persone a cui teneva per davvero, e poi ovviamente infine anche l'amore da parte di John. Quindi diciamo la scelta di farla impazzire, devo dire ragazzi, a me non è dispiaciuta. E la quinta, peraltro infatti la quinta puntata è stata, o la penultima, non mi ricordo se la quinta o la sesta, mi sembra la quinta, comunque la penultima per capirci, devo dire che è stata quella puntata che mi è piaciuta un po' più di tutti. Ok, andiamo a vedere la nostra Daenerys, eccola qui con il vestito diciamo abbastanza classico, quello che apparteneva alle prime stagioni, vedete il vestito blu con la mantellina dietro, molto bella, guardate quanto è bello lo scatto dei capelli con tutte le sue treccine che caratterizzano il suo personaggio, da questi biondi capelli, mi piacciono veramente molto. Eccola qua, la nostra Daenerys. Quindi ragazzi, anche lei, diciamo quello che mi dispiace è il fatto che insomma tutte queste stagioni in cui abbiamo visto il suo percorso, la sua crescita, e poi alla fine è finito tutto così. Vai. Poi ragazzi, spostiamoci sul nostro penultimo personaggio, la nostra Cersei. Che dire di lei? Ragazzi, posso dirvi che non ho molto da ridire, diciamo, ma semplicemente perché quasi non ha fatto nulla, ragazzi. Nell'ultima stagione non l'abbiamo vista fare nulla. Si è messa lì sul balcone durante la guerra, visto che Daenerys incendiava tutta la città. Si è fatta un pianto e poi è andata a morire, ragazzi. Cioè, non è che c'è stato molto di Cersei, a parte il fatto che quando decide di decapitare Missandei,
che peraltro era stata catturata in un modo inspiegabile, ragazzi, non si sa come è stato, come è possibile che tutto l'equipaggio delle navi è ritornato e Missandei è stata catturata, non si sa come, va bene. E quindi anche lei, insomma, Cersei ha avuto un ruolo, diciamo, un po' marginale in questa stagione, insomma, non è che si è vista molto, quindi non c'ho da dire neanche qualcosa di negativo, però, insomma, neanche di positivo. Allora, andiamola a vedere, ovviamente, con la corona da regina, quindi questa proprio dell'ultima stagione. La posizione, peraltro, è molto simile a quella che ha assunto durante l'ultima puntata, che è stata sempre fissa così, quindi non è successo nient'altro. Però devo dirvi che anche questa pop, ragazzi, bellissima. Guardate il vestito, come è fatto bene. Guardate lo sculpt, fantastico. Ovviamente ha le mani vicine con questo anello. Bellissima. Lei, ragazzi, non so, gli somiglia molto. Un po' come Tyrion, mi ricorda veramente l'attrice. E quindi, nonostante non ha la bocca, non ha espressione, è molto molto fedele all'originale. Bellissima anche lei. E poi, ragazzi, ci spostiamo infine, finalmente, sulla nostra ultima pop, ovvero Bran. Perché l'ho tenuto per ultimo? Perché ovviamente, come saprete, ragazzi, Bran alla fine della stagione diventa il re di Westeros. Allora, ragazzi, che cosa ho da dire su Bran? Forse che nella terza puntata, quando combatte con Night King, non fa nulla. Forse perché avevo letto di teorie che lui potesse essere il re della notte, che lui potesse aver previsto, che lui potesse... Non è successo niente, ragazzi. Lui era semplicemente il corvo a tre occhi seduto su una sedia a rotelle che non faceva nulla. Niente, ragazzi, non fa niente, sta lì, attende la sua sorte, poi fortunatamente la sorella lo salva, ma non ha fatto niente. Quindi, ragazzi, anche di lui, che dirvi? Allora, anche di lui, peraltro, devo dirvi che la figura è meravigliosa. Guardate che bella la sedia, guardate come è fatta bene. Anche tutte le varie pellicce che lui utilizza per scaldarsi le gambe, fatte perfettamente. Guardate quanto sono belle, anche il pugnale di acciaio valeriano, stupendo, colorato molto bene. E il suo pellicciotto classico, come tutti gli Stark. Il suo volto, diciamo, abbastanza semplice, la capigliatura anche, ma scolpita sempre bene, come ci hanno abituato alla Funko. Quindi anche lui bellissimo. Ragazzi, diventerà lui il re, diventerà lui a decidere le sorti di Westeros. E in pratica, ragazzi, a parte il povero Jon che viene rilegato, sbattuto di nuovo alla barriera, diciamo che alla fine fondamentalmente finisce che tutti vivono felici e contenti, insomma, una storiella così. Sinceramente, ragazzi, devo dirvi, l'altro delle spade mi aspettavo di più, c'erano abituato a morti improvvise, c'erano abituato a finali non sempre piacevoli, un po' come nella vita reale, ragazzi, non è che va sempre tutto bene. L'hanno voluto far finire così, l'hanno voluto far finire in modo molto frettoloso, quindi io ho approfittato, ragazzi, di questo video, di queste pop, per dirvi anche la mia sul Trono di Spade. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un grosso pollice in su. Qui da Visio è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!